Grazie Presidente, ringrazio anche i colleghi di opposizione per aver presentato questo provvedimento, perché mi consente un pochino di illustrare l'attività che stiamo facendo in Commissione anche per quanto riguarda ovviamente il trasporto pubblico di superficie, per quanto riguarda i municipi, per quanto riguarda le periferie. E per, con un obiettivo sicuramente importante, cioè quello di migliorare il trasporto pubblico a partire dagli interventi che possono essere un pochino più semplici o immediati. Ecco. E io lo scorso autunno, non ricordo bene se fosse il mese di ottobre o di novembre, ho fatto un'importante commissione coinvolgendo tutti i municipi, tutti i presidenti di municipio o i loro delegati, di tutti i 15 presidenti di municipio, per organizzare dei gruppi di lavoro insieme al Dipartimento Mobilità e Trasporti e all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, per rivedere le linee, rivedere i percorsi e ridisegnare il trasporto pubblico sulle esigenze dei cittadini, in particolare dei cittadini di periferia, perché in quelle zone magari semplicemente spostare un orario, spostare una tabella, spostare una partenza può cambiare la vita a decine, se non centinaia, di pendolari, di studenti, di persone che ogni giorno devono andare al lavoro, perché magari gli permette di prendere la coincidenza con il treno piuttosto che con la metropolitana, piuttosto che con altri mezzi di trasporto, piuttosto che spostare magari un percorso di un autobus che su un tratto è poco frequentato, coprire un'area un pochino più frequentata. Molto spesso poche centinaia di metri possono veramente cambiare la vita a interi quartieri. E ovviamente questo progetto, questo percorso sta andando avanti, in particolare nel settimo municipio, insieme ad Agenzia della Mobilità appunto e al Dipartimento si sta studiando la revisione di tutti i percorsi, delle linee che partono dalla rimessa Tor Vergata, che è una delle tante rimesse di superficie di ATAC, che serve in particolare le zone del settimo e del sesto municipio principalmente, ma non solo. E quindi appunto abbiamo avviato questo percorso importante che si sta concludendo, mi sento di dire è stato un percorso importante e forse che non si vedeva da qualche tempo, perché sono stati messi a un tavolo sia le realtà territoriali che l'amministrazione centrale, che Roma Servizi per la Mobilità, che ATAC, proprio allo scopo di rendere maggiormente efficiente il trasporto pubblico. Ovviamente non ci fermiamo a questo e sappiamo bene come quel quadrante necessiti di interventi sicuramente importanti. Prima il collega De Priamo citava sicuramente interventi anche per quanto riguarda la rete su ferro, la rete tranviaria, piuttosto che metto un tema al centro del dibattito che magari affronteremo più avanti, se ne parla da tanto tempo, del prolungamento della linea A magari verso proprio lo stesso aeroporto di Ciampino, o la linea tranviaria su quel quadrante, con un'ultima commissione che abbiamo fatto qualche settimana fa abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo continuato a lavorare sulla tranvia Saxa-Rubra-Laurentina, in particolare per quanto riguarda il primo tratto da Ponte Mammolo a Palmiro Togliatti. Tutta l'opera sarà inserita nel redigendo PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, che gli assessori competenti, anche l'urbanistica ovviamente e mobilità stanno preparando, così da avere un vero e proprio piano regolatore, possiamo chiamarlo così forse impropriamente, delle infrastrutture di trasporto che poi saranno finanziate anche grazie all'intervento di altri enti, di enti sovraordinati, perché quando si parla della città di Roma è importante sottolinearlo, proprio perché parliamo di diversi milioni di abitanti più centinaia di migliaia di turisti, pendolari che ogni giorno vengono alla nostra città, parliamo di temi che vanno anche oltre ovviamente quelle che possono essere le competenze o le risorse di bilancio del Comune di Roma, e quindi è importante coinvolgere gli altri enti. Quindi il piano urbano della mobilità sostenibile sarà una base, ovviamente il percorso di approvazione passerà anche da quest'Aula, sarà una base poi per andare appunto a confrontarsi anche con il Ministero piuttosto che con la Regione Lazio per trovare finanziamenti necessari. Devo dire che il Ministero già nel DEF, nell'ultimo documento, ha previsto diversi investimenti sulla città di Roma, e quindi questo è importante tendere la mano anche agli altri enti sovraordinati, a prescindere dalle appartenenze politiche, per il bene della città di Roma.
Quindi appunto, dicevo Presidente, soprattutto anche su questo quadrante, il nostro percorso di miglioramento del trasporto pubblico va avanti in maniera intensa. Mi viene anche in mente, voglio citare la corsia ciclabile, la bike lane, che è in fase di progettazione definitiva lungo via Tuscolana, che potrebbe consentire veramente a tanti cittadini, con uno scambio con la metropolitana, di poter scegliere anche quest'altra modalità di trasporto pubblico. Proprio nei prossimi giorni, a metà mese, lanceremo il piano di espansione del car sharing capitolino, con diverse postazioni di car sharing che saranno installate proprio nel settimo municipio. Quindi, ecco, Presidente, mi sono soffermato su questo quadrante della città, ovviamente non perché gli altri quadranti siano tralasciati, ma per sottolineare l'impegno che veramente stiamo mettendo io, tutti i colleghi commissari della Commissione Mobilità, tanto di maggioranza quanto di opposizione, l'assessore Meleo, tutto il suo staff, per migliorare il trasporto pubblico di questa città. È un'impresa non semplicissima, che però portiamo avanti con coraggio e determinazione.